Un saluto guardiani, bentornati qui su Destiny. Oggi è venerdì, quindi torniamo con il consueto video sui miei consigli per gli acquisti da Xurrino che si trova in torre nell'angolo in fondo a sinistra. Bah, diciamo così, seguite la strada. Intanto c'è stato un aggiornamento, avete scaricato sicuramente l'aggiornamento che dovrebbe aver risolto il bug del matchmaking che ha tolto le prove di Osiride del weekend scorso e lo standardo di ferro previsto per la settimana in corso, e quindi con ogni probabilità possiamo aspettarci prove di Osiride questo weekend e standardo di ferro all'inizio della settimana prossima, quindi da martedì prossimo con il reset settimanale di Destiny. Quindi boh, speriamo bene, incrociamo le dita, speriamo che abbiano sistemato un po' di problemini e non vedo l'ora di provare lo standard di ferro con i nuovi bilanciamenti che sono avvenuti. Quindi ci troviamo qui da Xur, vediamo un po' che cosa ha da vendere, buttiamoci subito a cannone con il titano MK44 fate largo delle gambe esotiche che io mi diverto veramente tantissimo a usare. Non sono le gambe esotiche o comunque il pezzo esotico migliore per il titano, però il suo perk intrinseco è allontanati da qui, ovvero aumenta la durata di spallata caricata e curva più rapidamente allo scatto. In pratica avrete più tempo per poter utilizzare in corsa la spallata caricata, che vi ricordo che in crogiolo sciotta quando va bene, e io spallata caricata col titano mi ci diverto veramente tanto. A volte mi metto lì e mi metto a fare solo spallate caricate, insomma, per quelli che magari forse un po' più pippe come me è un buon espediente. Grazie a questo pezzo avete la possibilità che la spallata, quindi la carica della spallata caricata, vi duri di più, e in più correndo avete la curva più facile, quindi più facilitata, potete curvare, perché uno dei problemi in corsa, in scatto, è proprio quello che si fa fatica a curvare. Invece con questo pezzo avrete la possibilità di fare entrambe le cose. Veniamo invece al cacciatore. Per il cacciatore abbiamo lampone fortunato, armatura torace esotica, dove il suo perk intrinseco abbiamo generatore di fortuna, ovvero le granate saettanti si concatenano maggiormente e rientri con l'energia delle granate piene. Sappiamo bene le granate saettanti quanto sono fastidiose in crogiolo, quindi avere un plus a quello che sono le granate saettanti, sicuramente parlando di crogiolo, può essere utile. Onestamente è un pezzo che ho usato poco, però perché sono più legato ad altri pezzi esotici per il cacciatore, lo sapete, secondo me ce ne sono di migliori, però sicuramente legato a questo discorso della granata sicuramente è da provare, ho detto sicuramente 300 volte. Vabbè, andiamo avanti. Arriviamo invece allo stregone con artigli di Amkara, guanti lunghi esotici, tra l'altro molto molto carini. Perk intrinseco i sussurri, ottieni una carica aggiuntiva per tutte le abilità corpo a corpo degli stregoni. È semplice, in pratica con qualsiasi sottoclasse avrete due corpo a corpo disponibili e il corpo a corpo fa molto molto male in crogiolo, di conseguenza potete capire che questi artigli di Amkara, questo pezzo esotico, è un buon pezzo esotico per accompagnare le attività di PvP. Tra gli altri pezzi esotici buoni per lo stregone nel PvP, questi anche sono veramente buoni, probabilmente è il miglior pezzo che vale la pena acquistare parlando di armature di Xur di quest'oggi. Veniamo all'arma invece, tempo e pazienza, croce e delizia dei giocatori di Destiny, fucile di precisione, molto carino esteticamente, proveniente direttamente dall'anno 1, portato all'anno 2 proprio ultimamente con l'ultima patch, l'ultimo update di aprile, che ha appunto, ultima patch, ce ne sono state altre, la patch di armamenti, che ha portato appunto il tempo e pazienza all'anno 2. Cos'è che ha sto tempo e pazienza? Trovate comunque una recensione esotica sul canale sicuramente, visto che come perk non dovrebbe essere cambiato, però vediamo. Terzo occhio lo conosciamo, mentre guardi nel mirino il radar rimane attivo. Con un fucile a cecchino quanto utile è quando siete in mira sapere se di fianco vi sta arrivando qualcuno giustamente con un fucile a pompa a spararvi in faccia.
E infine tempo e pazienza, che è il perk specifico dell'arma, cioè che mentre guardi nel mirino ti mimetizzi. Dopo qualche secondo di finché guardate nel mirino diventerete invisibili e nel momento in cui sparerete tornerete di nuovo visibili. È un'arma che fa, più che fa male, è un'arma che dà fastidio. Se usata bene è un ottimo aiuto per tutti quelli che amano, diciamo, camperarsela, giocare un po' più defilati, un po' più magari, che ne so, di strategia, boh, giustifichiamolo così. Comunque, ci sono armi per tutti gli stili di gioco e giustamente c'è anche un'arma per questo tipo di gioco qui. Se vi trovate bene con il fucile a cecchino e vi piace giocare un po' più defilati o provare a giocare un po' più defilati, questo è il fucile che fa per voi. Comunque vale la pena acquistarlo, secondo me, anche solo per avere un qualcosa in mano che appunto ha fatto un po' la storia su Destiny direttamente dall'inizio, dall'anno 1. Engramma storico casco al costo di 29 strane monete, prenderete un casco esotico dell'anno 1, quindi potenziabile fino a un livello massimo di luce 170, solito discorso. Propulsori che neanche sto qua a dirvi, sintesi pesanti sempre piene. 3 di oro invece, quei beni di consumo che ormai dovremmo conoscere benissimo, hanno un effetto cumulabile e vi danno la possibilità di trovare un engramma esotico dal prossimo ultra ucciso, quindi quei nemici con vita gialla e teschio giallo a fianco della vita, come quelli per esempio della sfida degli anziani, o dalla prossima partita completata nel crogiolo. Ne usate uno, fate questa cosa, se non droppate esotico ne usate un altro e così via, finché non droppate esotico. Aghi di vetro invece è quel consumabile utile ad usare il perk dei soli, delle sole armature e solo esotiche. Manipola sorte che vi dà la possibilità, il costo di lumen, materiali per armatura e aghi di vetro, di sostituire in maniera del tutto casuale questi che sono i perk secondari e le statistiche intelletto, disciplina e forza. Ovviamente il perk intrinseco rimarrà sempre lo stesso. E infine la nostra amata particella di luce al costo di 2 strane monete. Un Oxur sufficiente, direi. Siamo giunti infine al momento dei saluti, non l'ho detto all'inizio, mi sono dimenticato. Se volete essere salutati nel prossimo video su Xur di venerdì prossimo, lasciate un commento sotto questo video. Io adesso saluterò quelli che l'hanno fatto nel precedente video di Xur di venerdì prossimo. Quindi se volete salutare qualcuno, essere salutati, sapete come farlo. Quindi saluto Play for Fun, saluto poi Luca San Martino, che chiede anche di salutare i suoi due colleghi Alex B e Asmuka. Ciao ragazzi, e saluto infine anche Becku GG, ma saluto anche tutti quanti voi, tutti quelli che di solito commentano, e soprattutto colgo anche l'occasione al volo per ringraziarvi, per ringraziare coloro che mi hanno supportato sul mio video che ho praticamente caricato 15 ore fa sul discorso di voler fare una top 10 ospitato tra virgolette dai Retro Players, che è un canale YouTube molto molto carino e che vi consiglio di visitare. Comunque in caso datevi a vedere il mio precedente video qui sul canale per capire di cosa sto parlando, perché a poche ore di distanza, grazie anche al vostro aiuto che siete andati a commentare sul loro canale, ho ricevuto una risposta dai Retro Players, che ringrazio ulteriormente, i quali mi hanno detto che purtroppo quella rubrica non la fanno più. E però confidiamo in futuro, non si sa mai, mai dire mai, e basta. Comunque ho ricevuto una loro risposta, mi fa molto piacere e basta. Quindi ringrazio veramente tutti quanti voi e vi saluto tutti quanti uno ad uno. Io direi che per questo video abbiamo detto tutto, io come sempre vi auguro, anzi come sempre vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa comprerete da Xur, che cosa ne pensate di sto Xur di questa settimana. Incrociamo le dita per prove di Osiride e Stand Up di Faro della settimana prossima. Io come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani!